Buongiorno a tutti, sono sempre il 8 Prima di iniziare il video di oggi, vi ricordo che in descrizione di questo trovato il link manda alla homepage e il sito di pumpling. dove ho trovato un sacco di prodotti a tema nerd, molto interessanti, come le magliette, con tante stampe che vengono aggiornate costantemente, tra cui anche quelle a tema supereroistico che state vedendo passare in sovrimpressione. Che a me piacciono tantissimo. Le sto mettendo perché oggi si parla di supereroi come eh, ogni mercoledì, e adesso parleremo anche di quello. E poi ci sono anche, ad esempio, le scarpe con tante fantasie che mi piacciono un sacco. Eh, gli zaini. Gli zaini sono bellissimi. Io ho quello di Cobra Kai che è una meraviglia: costano solo 22,90 possono essere utili eh, per il ritorno a scuola. Eh, io lo uso, ad esempio, per andare in palestra, è perfetto per quello. Quindi eh, vedete voi, poi le felpe e un sacco di altre cose. Se all'acquisto di uno o più di questi prodotti aggiungete anche un paio di calze e in fase di acquisto eh, inserite il codice VILASZLO, avrete il paio di calze in omaggio. Ma non solo perché, se usufruite della promozione 4x40 che vi permette di comprare 4 magliette a 40 euro, quindi 10 euro a maglietta, non solo se aggiungete il paio di calze usando il codice le calze non le pagate ma non pagate neanche le spese di spedizione utile come cosa se fate un acquisto per voi stessi o se lo fate in compagnia e infine vi ricordo che ci sono le magliette con la stampa sorpresa se aggiungete uno o più di queste magliette eh, al vostro acquisto eh, costano 4 euro l'una scoprite che stampa ha la maglietta quando vi arriva a casa ma anche questo è bello per 4 euro si può anche rischiare perché tanto con le stampe i pumpling che sono tutte bellissime rischiare non è realmente un rischio. Quindi, se vi interessa, sapere cosa fare, ora allora provo a andare. ci insieme subito con il video di oggi. Si. Allora, uh, finalmente torna il mercoledì Marvel. Perché nelle due settimane precedenti uh, non c'è stato. Il video uh, è arrivato il giorno dopo giovedì, perché, come sapete, uh, una volta ero al mare. La volta dopo ero in viaggio perché si era rotta la macchina e eravamo rimasti bloccati in Puglia e l'hanno eh, fondamentalmente riparata solo mercoledì. Avevo già visto la puntata, l'ho messo il po' su Instagram, ma non avevo avuto il tempo materiale per fare il video. Quindi, eh, a parte quegli imprevisti, il mercoledì Marvel rimane saldo su questo canale. E oggi voglio parlare del quinto episodio di What If, che è uno di quelli che aspettavo maggiormente e si intitola E se Zombie? La puntata uh, ispirata al ciclo di storie uh, fumettistiche, anche quelle dei What If, uh, Marvel Zombies, scritte da Robert Kirkman, autore di The Walking Dead e anche di Invincible Outcast e altri fumetti straordinari. Come al solito, vi ricordo che farò spoiler sia su questa puntata che probabilmente anche sulle precedenti di What If, Quindi non proseguite la visione in questo video se non avete ancora. Recuperato tutti gli episodi di What If ma vi dico che voglio essere libero, se mi viene in mente di farlo, perché ha senso eh, durante il discorso, di parlare anche delle precedenti serie dell'MCU: quindi Wandavision, Faculty Winter Soldier, Loki, eh, quindi sono queste tre. Per cui mi raccomando, sappiate che potrebbero esserci, magari no, però voglio essere. Eh, tranquillo nel caso mi venisse voglia di parlarne allora questo episodio lo stavo aspettando da tanto perché semplicemente io gli zombie me li limonerei sono le mie creature horror preferite ho adorato Marvel Zombie e sinceramente eh, volevo vedere cosa avessero fatto con questa puntata di What If già dai titoli di testa si nota quanti attori siano tornati per doppiare i personaggi che per anni hanno portato sullo schermo quindi già questo mi è piaciuto da morire e già lì potevi farti un'idea prima ancora che iniziasse l'episodio di quali personaggi sarebbero stati coinvolti e devo dire che qui abbiamo proprio un motif vero cioè un motif di quelli classici anche perché ce l'hanno menata per puntate intere anche in Loki con la questione che si crea l'evento Nexus in base a una scelta diversa rispetto alla realtà che conosciamo, che crea una realtà alternativa, quindi un nuovo universo. E qui l'evento Nexus di base non è che ci sia perché non è che c'è una scelta. Mi è piaciuto il senso del tutto, cioè il fatto che abbiano voluto giustificare questo virus eh, con il fatto che quando Hank Pym, eh, Scott e Hope sono andati a cercare di recuperare. Eh, la moglie di Hank, Janet, nell'universo quantico eh, lei è stata trovata che eh, era ormai zombificata perché un morbo dell'universo quantico leva aveva distrutto il cervello trasformandola in zombie però non è che ci sia una scelta specifica da quello che ho visto che ha portato a questo semplicemente la cosa è eh, successa e basta che a me può anche andare bene però gradirei che le regole che impongono me le rispettassero io sinceramente qui ci ho pensato, mi sono cervellato ma onestamente non ho trovato una scelta che abbia scatenato l'evento Nexus. Detto questo, non me ne frega una minchia, nel senso che è una cosa su cui passo sopra. Non voglio fare il robboso, come si dice a mie parte, cioè quello che si mette a rompere i coglioni, perché la puntata è talmente bella che va bene così. Non voglio stare a fare le pulci, lo faccio notare, ma non è il fulcro della mia disamina. Era giusto per dirlo. Quindi è bellissimo perché inizia tutto a partire. Da uh, Bruce Banner uh, che arriva nel, uh, nella casa nel, nel, nel Santa Sanctorum di Doctor Strange dopo che è stato sparato via uh, da Thor uh, uh, all'inizio di Infinity War. L'inizio è quello, cioè è l'inizio di questa puntata. È l'inizio di Infinity War. È bellissimo perché lui arriva e scopre che la Terra è stata invasa dagli zombie. Ed è bellissimo perché arrivano due membri della, della, del Black Order, che sono normali, non sono zombificati, che vengono attaccati dagli Avengers, quindi Tony, eccetera. Eh, che però eh, inizialmente non ti fa capire, cioè tu lo sai perché hai visto i trailer, però si, vedono, eh, lo, si vede lo scontro, si vedono i fasci di plasma, eh, la polvere, che non ti fanno vedere che sono subito zombie, solo che Bruce si accorge che c'è qualcosa che non va nel momento stesso in cui vede che eh, i suoi amici stanno divorando eh, i nemici e lui dice non è un po' eccessivo come atteggiamento e qua hanno inserito la citazione massima. Tony Stark di spalle che si gira ed è uno zombie in pieno stile Resident Evil, che è proprio la classica prima apparizione dello zombie a Resident Evil, una cosa che troviamo anche nei film di Romero, però diciamo che Resident Evil l'ha resa iconica, se vogliamo, presso un pubblico molto più ampio. Quindi ho apprezzato. E devo dire che le eh, citazioni a Resident Evil in questa puntata si sprecano e ho capito perché, cioè perché hai un prodotto sugli zombie e non citi a man bassa Romero. Ok, non che non sia citato, qualche citazione c'è, ma dobbiamo anche pensare al target. È una serie che va su Disney Plus e non nella parte Star, ma proprio su Disney Plus e mh, diciamo, ha un target anche eh, cioè è ampio, ma comunque è più rivolto verso bambini e ragazzi, è anche animata, quindi è più facile che siano le persone più giovani a guardare questa serie. Io conosco tanti adulti che non sono particolarmente entusiasmati per Wotif o che non l'hanno guardato perché è animata. E io trovo questo un ragionamento assurdo, come se un prodotto animato non possa avere la sua dignità. Eh, secondo me, assolutamente sì. Eh, e eh, quindi citare Resident Evil forse è la cosa migliore perché, nonostante sia cambiato molto nel tempo e quant'altro, rimane comunque uno dei riferimenti per gli zombie più popolari. Presso un target di pubblico più basso di età. Quindi eh, ha senso. Nonostante comunque già i primi giochi siano di tanti tempi di, tanto, di tanti anni fa, c'è stato il remake del 2, c'è stato il remake del 3. Quindi diciamo che da questo punto di vista, anche un ragazzino di oggi. Può tranquillamente associare Resident Evil agli zombie, quindi assolutamente eh, è stata un'ottima un mossa. E è bellissimo che, fondamentalmente, eh, vediamo che eh, Bruce Banner eh, scappa eh, con Hope, eh, con, eh, con Spider-Man eh, che si sono organizzati hanno messo su un gruppetto. No, eh, c'è Happy Hogan, eh, c'è Kurt che è David Dasmalkian, uno, de, uno de, eh, il, il russo del trio. Dei, dei, dei comprimari di Ant-Man no? quindi questa cosa mi piace tantissimo eh, peraltro lui è dappertutto è veramente dappertutto e non mi aspettavo che sarebbe tornato ancora Chadwick Boseman perché c'è Challa e la voce è la sua quindi ancora più contento pensavo che l'ultima volta che avrei sentito la voce di Chadwick Boseman per un nuovo prodotto sarebbe stata eh, nella seconda puntata di What If, e invece a sorpresa Challa è anche qua quindi sono stra felice di questa cosa è tutto molto cupo, cupo cioè è, è, è luminosa la fotografia di diciamo Challa i colori sono luminosi, ma comunque l'atmosfera è abbastanza cupa. Cercano di alleggerirla con varie battute. Torno alla battuta sulla Baba Yaga, che peraltro è perfetta perché Das Malkian la dice: Kurt la dice quando è davanti a. la dice prima, e poi quando arriva Scarlet Witch zombificata dice Baba Yaga. Quella scena che è drammatica, è un po' spezzata dall'umorismo, che mi ha sinceramente divertito molto. E sostanzialmente abbiamo tante scene belle, tra cui anche questa la dorata, il video informativo girato da Peter. Che ricorda molto uh, Zombieland, cioè ci sono tante citazioni a zombie. Come vedete, tutti i prodotti che conoscono anche per ragazzini più giovani, capito? Prodotti sugli zombie un po' più contemporanei, che ci sta, lo capisco perfettamente. Quindi ho apprezzato, peraltro, altre citazioni di Resident Evil, a parte, a parte il. Quando c'è Kurt nel filmato di Peter, che c'è la dicitura Resident Weirdo. E vabbè. Ma quando devono far ripartire il treno nella metropolitana, come ha detto anche la Svetl, lo stavo guardando con lei, è tantissimo la Resident Evil quella scena, quindi non posso che, eh, che essere felice. E poi abbiamo dei momenti in cui ci sono gli eroi più grandi che conosciamo, zombificati come all'inizio, Doctor Strange e Wong, che usano i portali. E questa cosa mi è piaciuta tantissimo per cercare di, 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 di mangiare le persone. Perché. Hanno scelto una via di mezzo uh, tra quello che avevo detto, tra quello che sospettavo io e quello che si vedeva in Marvel zombies. I Marvel zombies loro sono senzienti. Sono zombie, ma parlano, pensano e possono rendersi conto di quello che accade. Qua no, ma sono abbastanza senzienti per utilizzare i loro poteri. E ci sono anche delle morti che mi hanno commosso come quella di. Eh, Happy che viene, viene ucciso malissimo e zombificato, oppure anche quella di Hope. Hope che si sente responsabile perché è stato tutto a causa sua che voleva trovare a tutti i costi la madre. A un certo punto diventa gigantesca e iniziano a, 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 ad andare dove c'è questo segnale, eh, verso per l'appunto. Uh, questo capannone con uh, questi, tutti gli zombie che si arrampicano su di lei e la zombificano. E io gli ho pensato: sì, ma non è peggio se si ritrovano con un gigante zombie? Però vabbè, eh, e ehm, ho avvertito il solito discorso di fretta per via del poco minutaggio disponibile. Verso la fine, perché loro arrivano? Perché sentono questo segnale? Questo segnale è mandato da Visione tramite la Gemma della mente. Visione è riuscito a curare Scott Lang di cui però è rimasta solo la testa, che è un po' una cacata come cosa perché va bene tutto, ma come ha fatto a far vivere la testa? Vabbè, non importa, va, va bene. Non è che te lo spiega bene, ma va bene. E la testa di Scott, che ha la voce Paul Rudd in originale ha sempre comunque la battuta pronta forse troppo forse è un po' troppo insistente come comicità tutta all'improvviso verso la fine non che mi abbia fa, fa, dato fastidio però ho notato questa cosa anche se quando scappano a capannone lui che viene portato alla cappa delle levitazioni di Doctor Strange, che urla Wingardium Leviosa, lì mi ha fatto molto ridere. Tra l'altro, anche qua, la cappa della levitazione è stata un po' una scammata, perché tutti si aspettavano di vedere Peter, eh, Spider-Man, con la cappa, che usava magari i poteri di Doctor Strange, e in realtà non mette quasi mai la cappa, ma la indossa di più la testa di Scott Lang. Sti cazzi, era un'immagine promozionale giusto per farti capire il tono. E va bene così. E, sostanzialmente, eh, Visione ha trovato la cura, e con... La gemma della mente in Wakanda possono estenderla a tutto il mondo. Solo che in realtà Visione è, non è che è diventato cattivo, ma ha fatto una cosa terribile. Siccome non riesce a curare Wanda, il cui potere è troppo potente, qui c'è un riferimento: secondo me Wanda Vision, eh, perché eh, Wanda Vision qua non è, mai, non è mai successo, ok? Non è mai accaduto, ma ti fa capire che i poteri di Wanda erano latenti, probabilmente. Quindi eh, lei resiste al suo tentativo di, di, di guarirla. E quindi lui ha creato questo segnale che viene da già mente per attirare le persone a cui può dare che può dare da mangiare a Wanda. Infatti, trovano lì dentro cialla con una gamba tagliata perché lo stava dando a Wanda pezzo per pezzo, che è una cosa macabrissima, devo dire. Eh, però c'è un, un cambio di direzione, di, 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 di visione, che quando dicono: Ma sei matto, hai fatto una cosa terribile. Avete ragione. Si stacca la gemma del, della mente morendo, la dà loro e loro vanno in Wakanda. È un po' rapida questa cosa, è un po' troppo repentina. Però tutta la scena con Wanda è fantastico, Con Bruce che si mette a a distruggere i zombie diventando Hulk, perché a un certo punto uno zombie lo sta per mordere, mordere, il braccio diventa quello di Hulk e ovviamente i denti non riescono a scalfirlo. Questo mi è piaciuto, quindi è come se ci fosse qualcosa di più da vedere, ma forse non lo vedremo mai e sinceramente lo spero. E tra l'altro l'osservatore, mentre eh, la testa di Scott, eh, Peter e il salato d'inverno se ne vanno in Wakanda, eh, vediamo che a un certo punto... Eh, l'osservatore dice gli umani sono straordinari perché anche nei momenti di maggiore difficoltà cercano di salvare il pianeta anche se questo tentativo porta alla distruzione dell'universo e l'ultima scena proprio l'ultimo frame è Thanos zombificato che sta per schioccare il guanto e chissà che cazzo farà da zombie quindi distruggerà l'universo però è una meraviglia ragazzi cioè veramente Thanos zombie col guanto è qualcosa di spettacolare quindi eh, io mh, cosa devo dirvi? Questa puntata per me è stata fenomenale. È incredibile come What If sia stato per me un crescendo. Prima puntata sì, carina. Seconda puntata bella. Terza puntata wow, difetti quelli che volete, ma wow. Quarta puntata spettacolare perché era la più audace, c'era Doctor Strange che causava la distruzione del suo universo, cioè una cosa terribile e qui Zombie e Thanos che probabilmente distrugge l'universo. Wow! Cioè, ragazzi, è per me ora come ora, siamo a metà, mancano quattro episodi, quindi poco più di metà. Però se posso dire: ora come ora è probabilmente la serie più coerente e quella che mi sta soddisfacendo di più. Non ci sono stati episodi che mi hanno fatto dire, ma pur con i difetti che può avere, secondo me stanno veramente facendo delle cose audacissime che non posso che apprezzare e con questo Marvel Zombie, tra l'altro è violento il giusto nel senso non potevano renderlo troppo violento e ci sta però smembramenti ce ne sono, poco sangue però teste che volano, eh, mi pare sia no, è la Falcon che viene diviso a metà da Okoye che tra le altre cose ha la voce dell'attrice, da Gunai eh, e tra l'altro c'è ecco, una sola scena che non mi è piaciuta molto perché Vedi Okoye che taglia in due Falcon e dice, era tuo amico, mi dispiace, e Falcon, e scusate, e, e Bucky che dice, so che dovrei essere dispiaciuto ma non lo sono. Ecco, questa è una cosa un po' infame perché già in Falcon e Winter Soldier mi hai mostrati che non sembrano comunque andare d'accordo e non, non, non mi sono piaciuti come, come coppia di protagonisti, non particolarmente, non vedevo l'unione che speravo di vedere. In più, se qui mi fai vedere lui che neanche è dispiaciuto perché vede Falcon zombificato e viene tagliato in due, non lo so. Bellissimo, però, Cap che uccide Sharon con Baki che lo taglia in due, lo butta giù dal treno e si prende lo scudo. Anche quella è una cosa fighissima. Quindi è veramente, veramente bello. Così come mi è piaciuto vedere Cap Cap che viene zombificato da Pim, zombie minuscolo, che lo morde e poi diventa grande ci sono delle trovate in questa puntata che sono veramente geniali e fenomenali e io personalmente sono dell'idea che eh, con What If stiano facendo qualcosa di grandioso è la vera sperimentazione dell'MCU, anche se a onore del vero hanno cercato di sperimentare anche con Shang-Chi secondo me lì non ci sono riusciti anche se so che molti di voi che state guardando questo video Shang-Chi lo avete apprezzato e va benissimo, finché in cassa eh, un film del genere a me va solo bene perché comunque al momento abbiamo bisogno eh, di incassi, il, il buon risultato a botteghino ha incoraggiato eh, MGM a non spostare Notenday. Ha incoraggiato Sony ad anticipare Venom. Quindi sta portando delle cose buone nel mondo del cinema, anche a livello pratico, per cui niente da dire. Eh, però ammetto che comunque hanno cercato di fare una roba leggermente diversa dal solito. Poi avrei altre cose da dire, ma tanto l'ho già detto nella recensione, vi è a guardare quelle, sapete, così sapete bene come la penso. però questa fase 4 mi sembra l'insegna della sperimentazione, perché anche Eternals non mi sembra il classico film del Marvel Cinematic Universe, per cui sono piuttosto contento di vedere che stanno cercando di fare delle cose diverse. Poi, ti fanno Vision che, al netto dei suoi difetti, comunque è molto sperimentale. Falcon and the Soldier lo è di meno, ma almeno metteva una serie di tematiche come quella del razzismo trattate molto bene. E poi... Loki che anche quella ha delle cose che non mi sono piaciute, però cazzo è la serie che ufficialmente apre la questione del multiverso e poi c'è What If che è la risultante della serie di Loki. Quindi che devo dirvi? Secondo me stanno sperimentando molto, alcune cose gli riescono, altre cose gli riescono un po' meno, però io la sperimentazione la elogerò sempre, perché sperimentando si può sbagliare, ma si può anche arrivare ad ottenere una figata. Per cui io personalmente voglio Uh, voglio sinceramente uh, vedere altri episodi e vi dico un'altra cosa, l'ho già detto altre volte. Io spero che nella seconda stagione non facciano ogni puntata come seguito delle puntate di ciascun universo. Di questa serie, al massimo, si mi prendono due degli universi che abbiamo visto e in ogni stagione ci sono due puntate che proseguono quella storia. Posso ancora, ancora capirlo, ma l'importante è che la maggior parte degli episodi siano nuovi motif perché il potenziale è talmente alto che sinceramente sarebbe un peccato vedere proseguire storie che abbiamo già visto io voglio vederne altre ancora e ancora ancora lo so che c'è una grande voglia di vedere altre puntate su questo universo zombie ma paradossalmente meglio di no usiamo la fantasia che siamo, siamo stati disabituati a utilizzarla negli ultimi, negli ultimi anni usiamola la fantasia non c'è bisogno che ci continuino a raccontare tutto lo lascino così che è bellissimo com'è cioè a me questa puntata ragazzi ha veramente galvanizzato è la mia preferita, non so se sia la migliore, ma è sicuramente quella che io ho preferito. A livello soggettivo e personale, perché sono un cazzo di zombie maniaco, io adoro gli zombie, mi piacciono in tutte le salse e vedere i supereroi zombie mi ha un po' scaldato il cuore, peraltro vedere che usano i loro poteri anche da non morti li rende degli zombie strapericolosi. Di fatto... Sono loro ad aver messo in pericolo l'umanità perché nel momento in cui sono stati zombificati, questi sono alcuni sanno volare, eccetera. Hanno zombificato o tutti, hanno diffuso il virus, che è un piacere. Quindi bella come cosa e bella anche l'idea che il virus venga dall'universo quantico. Mi piace anche questa, questa cosa. È interessante l'idea di da dove viene il virus. Boh, mi è piaciuto. Um, mi è piaciuto e devo dire che una cosa mi piacerebbe saperla ma ovviamente come ho detto meglio non meglio, bene. Meglio, però mi piacerebbe sapere esattamente cosa fa Thanos zombificato sarebbe bello se li rendesse tutti zombie nell'universo sarebbe bellissimo mamma mia eh, e quindi boh è come se avessero scatenato dei pazzi furiosi a scrivere ogni episodio io credo che tutti gli autori che hanno lavorato a questi ehm, a questi episodi si siano divertiti come dei pazzi perché arriva una delle case di produzione più, più importanti del mondo, con uno dei franchise più imponenti di sempre e ti dicono questi sono i personaggi, ma fai un po' il cazzo che ti pare, puoi sperimentare, divertiti. Io penso che sia il Natale anticipato per qualunque sceneggiatore. Poter fare più o meno il cazzo che ti pare con questi personaggi, perché tanto sai che non ci sono conseguenze. Madonna! Se io fossi uno sceneggiatore, penso che mi, 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 mi sburrerei addosso a sentire una cosa del genere. Venire pagato per divertirmi con i personaggi dell'MCU senza dover pensare a eventuali conseguenze: no, perché nel prossimo film faremo questo, e no, perché la meraviglia, ragazzi, la meraviglia. Cioè, glielo farei anche gratis. Sono qua. Se volete per le prossime stagioni, un chiamino. Scherzi a parte, ovviamente è una battuta. Scherzi a parte, io penso che davvero con questo episodio abbiano raggiunto ancora una somma. Perché se nel precedente ti fanno vedere Doctor Strange, solitario, spaventato, con l'universo distrutto e tornerà. Perché poi ho controllato bene nel trailer, si vede lui che parla effettivamente con Peggy e Peggy si vede nell'inquadratura, quindi non era una, una magia di montaggio. Um, quindi anche lì tornerà, per cui magari già quella cosa la renderanno un po' meno. Se ripristinano quell'universo, mi incazzo, ma non credo succederà. Io sto ancora aspettando la macro trama negli ultimi episodi, siccome ci avviciniamo alla macro tramona, vedrete. L'osservatore, secondo me, interverrà in qualche modo, ma ne parlerò in un video apposito. E um, credo che e in questa abbiano fatto qualcosa di ancora più eh, cupo e glumi, perché hanno prima zombificato l'umanità e poi ti fanno intendere che Thanos distrugge l'intero universo. Quindi la cosa non è limitata all'umanità. Alla terra, ma si estende anche a tutto l'universo. Per cui è molto molto pessimista anche questa puntata per, quando, per quanto sia tutto messo di più sul ridere. Perché le battute si sprecano ad alcuni hanno dato fastidio, a me personalmente non hanno dato minimamente fastidio. Anzi, animazioni ben fatte, bellissime le luci, il modo in cui le hanno, hanno gestito i colori, quindi è una fotografia non reale, ma comunque. Eh, lo dico, dico fotografia per farvi capire di che aspetto tecnico sto parlando, buone animazioni, le animazioni. Dicevo, bello che siano tornati Sebastian Stan, Emily Van Camp, Sharon Carter, eh, David Dasmarkian, mi, mi pare fosse Tom Holland, mi, mi sembra Spider-Man, eh, correggetemi se sbaglio, eh, Mark Raffalo, eh, Evangeline Lilly per Hope, erano tutte le voci, erano, eh, John Favreau per Happy, le voci erano praticamente tutte quelle. Eh, dei personaggi originali, Paul Bettany e la visione, quindi anche questo mi è piaciuto un sacco. Eh, hanno potuto ovviare all'assenza all di Chris Evans e Robert Downey Jr., non facendoli parlare in quanto zombie, quindi va bene così. E anche Scott Lang e Paul Rudd, per cui erano praticamente tutti loro, e questa è una cosa che mi scalda il cuore perché è sempre bello vedere gli attori che si divertono a fare cose come questa, quindi puntata veramente bella con qualche difettino che però sinceramente non assolutamente non mi fa pensare, eh però potevano far meglio così perché secondo me col con la materia Marvel Zombies hanno già fatto qualcosa di veramente bello, non folle magari come l'opera di, Kirkman ma comunque eccezionale Meno macabro sicuramente Ma eccezionale per gli standard MCU È un alzare l'asticella che magari uno non si aspetta Quindi per quanto mi riguarda Un'ottima Veramente ottima esecuzione Bravissimi tutti Animatori, anche le musiche bellissime eh, Bello anche i colori più creepy Anche come hanno colorato gli zombie Mi piacciono molto eh, Peraltro me li aspettavo un po' meno spaccati Essendo un prodotto Disney E invece sono proprio zombie brutti marci che cadono a pezzi, e questo l'ho apprezzato. Con tanto diverso ah, proprio alla Resident Evil che adoro. Quindi episodio assolutamente promosso, ma voglio sapere la vostra opinione. quello qui sotto cosa ne pensate perché secondo me ci sono tante scene che sono all'apice di questa serie per ora eh, Hope gigante che attraversa il campo pieno di zombie eh, Bucky che sconfigge Cap e gli prende lo scudo eh, la rivelazione di Tony zombie eh, con eh, Doctor Strange One che usano i portali è pieno di... la, la, la Scarlet Witch... Zombificata che usa i poteri che sbatte via Kurt che urla. Baba Yaga Quella scena, come ho detto prima, mi è piaciuta un sacco. Insomma, è Urk che si scontra con gli zombie. È una figata, c'è poco da dire, veramente bello. Quindi, questo è quello. Allora, scusate, avevo detto prima di veramente. Invece andavano con cialla, però comunque eh, Occoglie muore, tra l'altro, vabbè. Comunque sia, ehm, mi è piaciuta veramente tanto. Cioè, cioè alla fine sul jet sono cialla. Eh, Spider-Man e Scott mi pare quindi insomma eh, trovo che abbiano veramente fatto una gran bella cosa quindi eh, spero che questa eh, disamina vi sia piaciuta Fate sapere un commento che cosa ne pensate voi vi abbraccio a tanto e noi ci vediamo al prossimo